Could that be a Chaos Gear? Greedy little thing. Perhaps it's time for a crash diet. Nel terzo capitolo della saga, la nostra baionetta volteggia con una grazia persino superiore a quella con cui ha fatto il suo folgorante esordio e colpisce con ancora più grinta, con un vigore quasi titanico. Merito di quei demoni che ora può addirittura evocare sul terreno di scontro per permetterci di controllarli attivamente. Abbiamo provato le prime ore di Bayonetta 3, muovendoci a passo di danza sia con la storica protagonista sia con Viola, il nuovo e interessante personaggio introdotto in questa avventura. Prima di proseguire, come sempre, cliccate sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sui nostri contenuti video. C'è chi pensa che la storia nella saga griffata Platinum Games sia poco più di un pretesto e forse ha anche ragione. Ciò nonostante, sarebbe un po' ingiusto negare che il team non si sia impegnato quantomeno nell'assemblare una mitologia sorprendentemente stratificata e coesa, oltre a un gruppetto di personaggi che buca lo schermo a più riprese. Alla luce di quanto appena sostenuto, cos'è dunque lecito attendersi dalla trama di Bayonetta 3, al di là della solita carica di follia? Meglio non saperlo per ora, meglio non parlare neppure troppo a lungo delle premesse narrative. Anche se dai trailer e dalle informazioni diffuse da Nintendo magari è emerso qualche indizio su dove potrebbe instradarsi la storia. Avete notato che acconciatura ha questa volta la nostra Seresa? Non vi ricorda nulla? E vi siete accorti del nome che possiede il demone gatto di Viola? Tiriamo il freno però e godiamoci per un momento lo show della strega di Umbra, chiamata a fronteggiare in questa avventura nuove creature note come Homunculus, dal design decisamente dissimile da quello delle schiere angeliche, ma non per questo manchevole d'adeguata ispirazione. Anche se gli avversari che potremmo definire standard incespicano nell'anonimato, privi di chissà quali guizzi di originalità, le creature di grado superiore mostrano ben più di un tocco di classe, tra il sontuoso e il grottesco. Massacrarle come da due episodi a questa parte è un peccaminoso piacere. Seresa del resto è informissima, picchia ancora come faceva nei primi due atti della sua epopea e controllarla è una delizia. La regola è sempre la medesima, mai fermarsi. Bisogna tenere costantemente vivo il contatore delle combo con un susseguirsi di attacchi dalla distanza, intervallati dal sabbat temporale, che, se attivato con una schivata dal giusto tempismo, rallenta l'azione e ci concede di far dei bersagli ciò che più ci aggrada. Basta poi cambiare al volo l'arma in dotazione per mutare istantaneamente i passi della strega, variando con uno schiocco di dita i tempi e le dinamiche del combattimento. Bayonetta 3 però non si limita a limare il combat system già allo stato dell'arte dei precedenti capitoli, ma va oltre, fino a raggiungere dimensioni colossali. Il controllo diretto dei demoni sul campo di battaglia cambia l'approccio alle mischie, a volte in favore più della spettacolarità che del tecnicismo. Chiamare in causa il furente Gomorra o la tentatrice Madama Butterfly impone che Seresa se ne stia un po' defilata sulla scena e resti vulnerabile, incapace di partecipare attivamente allo scontro finché il suo schiavo demoniaco rimane all'attacco. Questo significa che sì, le belve sanno essere molto utili, soprattutto contro avversari della loro medesima taglia. Però per riuscire a ottenere il miglior risultato in campo, è opportuno anche tenere in considerazione la tipologia di nemici che ci circonda, magari di stazza più piccola, pronti a sferrare i loro colpi contro una streghetta purtroppo incapace di difendersi. È per questo che abusare della potenza devastante dei demoni non è davvero consigliabile, né totalmente applicabile in un equilibrio che, dalle prime ore di gioco, ci è parso già vincente. L'evocazione è un'aggiunta che dà nuova linfa alla battaglia senza scardinare gli equilibri di un gameplay ampiamente calibrato, e il merito sembra risiedere anche nella diversificazione degli homunculus sulla scena, la cui varietà di pattern richiede un continuo stato d'allerta. Anche i demoni dispongono poi di specifiche tecniche offensive, con ritmi d'assalto unici che li rende più o meno utili a seconda delle circostanze. Ne abbiamo provati ben tre, di dimensioni e moveset variabili, con cambiamenti percepibili nella gestione dei combattimenti. Attenzione però! Perché quanto appena detto vale soprattutto per chi intende trarre il meglio dal combat system di Bayonetta 3. La stratificazione ludica della serie prevede infatti che il divario tra esperti e utenti meno abili venga colmato da una spettacolarità senza freni, e il terzo atto non sembra voler essere da meno. Nei primi capitoli del gioco non manca mai una trainante propensione al caos pirotecnico, che può ora essere controllato alla perfezione dai più smaliziati, ora esplodere a briglie sciolte nelle partite di quegli utenti che si divertono solo a menare le mani senza ambire alla medaglia di maggior valore. È un bilanciamento questo che funzionava in passato e funziona ancora alla grande, nella speranza, difficilmente mal riposta, che il proseguo dell'avventura possa ulteriormente ampliare il ventaglio di follia proposto in queste prime ore. Le fasi d'azione più guidate, dove il controllo dei demoni si fa integrale, mettono d'altronde in scena sequenze ad altissimo tasso di coinvolgimento, smorzato solo da una resa tecnica piuttosto obsoleta, che sacrifica la definizione e la pulizia dell'immagine in nome della fluidità. Passiamo ora all'altra grande novità del gioco,
Viola ha un solo aspetto in comune con Bayonetta, la velocità. Anche questo nuovo ingresso nel cast sfoggia una rapidità di tutto rispetto, che tiene fede al passo indiavolato a cui la serie ci ha finora abituato. In sua compagnia, insomma, ci si scatena al ritmo di una tempesta di fulmini. A variare di contro è tutto il resto. La ragazza ha un bel caratterino, e questo si riflette palesemente nel suo modo di combattere, fatto di attacchi ravvicinati a suon difendenti di katana, colpi caricati, schivate dal raggio d'azione non troppo ampio e, soprattutto, parate assolutamente fondamentali. Proteggersi da un assalto al momento giusto, del resto, provoca l'attivazione del sub temporale. Il mutamento di gameplay non è così netto come avviene ad esempio nel passaggio da Nero a V in Devil May Cry 5. Il DNA della serie resta infatti evidente e la continuità stilistica ben rimarcata. Eppure le modifiche al combat system sono tali da trasmettere una tangibile unicità, che si manifesta in una gestione degli scontri diversa quanto basta. Come la strega di Umbra, anche questa seconda protagonista ha tra le sue fila un simpatico demone, Cheshire, il solo e unico evocabile. A differenza di Bayonetta però, quando il gattone rompe sul campo di battaglia, Viola non rimane senza difese e anzi continua a combattere a mani nude, tirando cazzotti come se fosse un'allieva della scuola di Okuto. Gli stili delle protagoniste, quindi, danno forma a due volti di un gameplay che al momento sembra tenere assolutamente fede agli elevati standard raggiunti dalla saga di Platinum. Abbiamo come l'impressione che ci sia ancora moltissimo da dire su Bayonetta 3. Avremo modo di parlarne presto e più approfonditamente in fase di recensione, valutando il level design nel suo complesso, la progressione delle protagoniste e la tenuta sul lungo termine dell'equilibrio tra spettacolarità e tecnicismo. Attualmente, se si esclude una cornice tecnica non proprio convincente, il terzo capitolo della Strega di Umbra sembra prezioso come l'oro. Speriamo che diventi platino puro.